Buongiorno, mamma che mani. Vabbè, ciao, le vedete? Avete capito di cosa si tratta? Le box di dicembre, le perline per bijou box Christmas Edition. Allora, prima di mostrarle, non ci sono stati spoiler da nessuna parte, a me sono arrivate ieri e oggi le pubblichiamo subito. Vi dico un paio di cosine. Solito discorso. Per tutti gli aggiornamenti tempo reale, tutto c'è il gruppo Facebook dedicato che vi lascio linkato qui sotto. Idem la pagina Facebook di Perline per Bijou di Valeria, il link al sito e tutto quanto. Poi vi lascio anche il link sul video delle domande frequenti sulle box, come sempre. Madonna, sto lasciando tutte. Oh, avere il tavolo di vetro, che schifo. Niente, allora, questo mese è un po' particolare, nel senso che ci sono le classiche box mensili in una versione, un'edizione un po' speciale, dopo ve ne parlo bene. Poi ci saranno altre cose. Allora, la data di uscita sarà il 13 dicembre, poi comunque tutti gli aggiornamenti ve li diremo. E oltre alle box, siccome è Natale è sempre bello aprire pacchettini, soprattutto senza conoscerne il contenuto, di queste ve lo mostro. Però troverete sul sito anche altre due versioni di box, che però saranno a sorpresa, quindi non saprete cosa c'è all'interno. Ci sarà la versione, la box piccola, al costo di 15 euro, e la box media al costo di 25 euro. Perché piccole e media? Perché queste sono grandi. Allora, adesso vi faccio vedere la prima. Ah, scusate, vediamo se. Ecco qua. Vedete com'è grande rispetto al solito? Non è tanto per la quantità di materiali all'interno, quanto per il valore. Il valore del materiale all'interno questo mese, proprio perché special, è particolare. Infatti, queste box in questa edizione non avranno il solito costo di 25 euro, ma costeranno 40 euro. È un po' di più sicuramente, ma poi capirete vedendo l'interno. Quindi io direi questa è la special edition versione red. Quindi io partirei subito dal farvela vedere. No, vi faccio vedere anche la copertina della seconda. Eccola qua, tadadadan, che è la versione white. Fantastica. Vabbè, apriamo la white, dai, visto che siamo qua. Allora, aspettate, via. Tananana, 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 c'è. Notare? Notare quest'altra mini boxettina. Questo ovviamente io non la apro perché è un omaggio e non la apro perché lo scoprirete. Però apriamo qua il contenuto, sempre imballato come al solito. Vabbè, vi faccio vedere la. Guardate che bellina questa piccolina, che carina, e non vi dico cosa c'è dentro. Apriamo, qua verrà un video lunghissimo, sempre impacchettato al meglio. Guardate che bellissima etichetta. Io ovviamente ho aperto ieri, ma poi ho rimpacchettato tutto per mostrarvi. Era tutto nel pluriball, ovviamente non c'è più adesso. L'ho fatto prima fare così. E ora vi mostro il contenuto. Guardate qua. Allora, aspettate che me lo svuoto qua di fianco. Ma perché questo tavolo dà sempre l'idea che ci sia polvere? Vabbè, scusate. Allora, come sempre, l'omaggio, che non vi mostro perché è mio. Poi andiamo in ordine, quello che mi capita fuori. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che questa volta per entrambe le box ci saranno due schemi, quindi in tutto sono quattro, due per box. In questa box, che è la versione white, ci saranno gli schemi di un paio di orecchini e di un bracciale. Quindi partiamo, guardate, minuteria, anellini silver plated, 20 pezzi. Poi abbiamo chiusura a calamita, chiusura magnetica tonda in acciaio. Vedete che sempre la qualità è sempre, sempre top. Poi, aspettate perché ce n'è di robina, guardate questa chicca.
Le vedete come sono fatte? Guardate. Queste sono le famigerate Miyuki Cotton Pearl da 12 mm. Sono della Miyuki. In cotton. In cotone lavorato, non so bene il processo di lavorazione, ma sono bellissime e anche abbastanza difficili da trovare. Poi abbiamo sempre Miyuki, taranana, Delica, guardate qua, nella fialettina, quindi wow, e queste sono le lined, fancy lined pearl grey, guardate qua, che colore wow, Delica. Poi, quindi continuando sulle Miyuki, solito le tre misure di Rocaille, in questo caso sono argento, quindi 80, 110 e 150, e sono le Duracoat Galvanized Silver, 10 grammi di 80, 10 grammi di 110 e 10 grammi di 150. Super wow, iniziate già a capire che il materiale ha un certo valore, ma non è finita. Eccoci qua, Gem Duo, guardate che colore wow, io non so come scova sti colori, Powdery Pastel Grey, 10 grammi, poi non è finita, adesso inizierete a capire il costo della box. Parpuca, un pacchetto di Arcos da 10 grammi, Pastel White, guardate, conosciamo tutti i prezzi, no? Sì, li presi singolarmente, quindi fatevi due conti e capirete. E poi le Minos, è un po' che non uso queste due perline, quindi sono molto contenta di averle tra le mani, sempre Pastel White, e sono 5 grammi. Ma adesso arriva il bello. Ragazze, non so se li riconoscete. Bicono Swarovski White Opal 50 pezzi da 4 mm. Ne parliamo? Ne parliamo? Ma non abbiamo finito. Abbiamo quest'altro pacchettino. Sempre Valeria, guarda, nell'impacchettamento io le ho scritto ieri sera e le ho detto, guarda, ve lo dico anche a voi, le ho detto, comunque non so più che complimenti farti, perché ormai gliene ho dette di ogni, non so più co... è wow. Allora, pacchettino, e dentro troviamo lo chaton Swarovski, due pezzi di chaton Swarovski da 8 mm, il 39SS e quello da 8 mm, e i perni per chaton originali, guardate qua. Ah, dimenticavo, lo chaton è il Crystal Paradise Shine, quindi guardate, no vabbè, niente, cioè con i suoi pernetti, con il cassone, adesso eccoci qua, vedete, con l'anellino sotto e la sua farfallina, perni, ok, sì. Poi zan zan, non li tiro fuori, erano tutti ovviamente bene imballati, cioè ragazze li vedete? Rivoli Swarovski 14 mm Crystal Paradise Shine, e sono due pezzi da 14 mm, ma non abbiamo finito. Cioè ragazze, non so, siamo già a 10 minuti di video, solo la prima box. Rivoli Swarovski da 12 mm, Crystal Paradise Shine. Quindi, cioè, non so se mi spiego la quantità di materiale, non tanto la quantità, ma la qualità del materiale di questa box. Cioè, vabbè, niente, cioè Valeria si è superata. Cioè, guardate qua. Fatevi un paio di calcoli, guardate qua che meraviglia! Ora io direi di passare immediatamente alla seconda versione, perché sennò qua non finisco più. Allora, qua, via, tu, via, per favore. Ok, apriamo la seconda e tananana, come prima.
Bellissimo, anche qua non vi mostro cosa c'è all'interno, andrei direttamente a prendere questo che ho già spacchettato ieri, come detto prima. Tananan, tanananan, e tanananan. Adesso mi risvuoto tutto, adesso andrò un po' più veloce, no vabbè. Allora, come sempre, bustina di omaggi, cioè quindi capite quanti omaggi, perché c'è la bustina dentro, la scatoletta, e questa è l'altra. Poi andiamo in ordine, anellini, il materiale è lievemente diverso tra le due box rispetto al solito. Anellini, anellini gold plated, poi guardate, questa è una catenella, guardate che carina, che carina, è l'estensore di catenella, ecco. Perché mentre prima nella white ci sarà progetto di orecchini e bracciale, in questa qua red ci sarà progetto di orecchini e collana. Poi moschettone, poi partiamo da qua. Delica, anche qui, che sono le fancy lined champagne. Wow, bellissima queste fialettine qua. Scusate, anche qui Tris di Perline Miyuki, guardate che meraviglia, color bronzo, quindi abbiamo 10 grammi di 80, il colore è il Metallic Light Bronze, 10 grammi di 110 e 10 grammi di 150. Poi, anche qui Gem Duo, che bel colore, Gem Duo Matte Metallic Antique Gold, non so se si spiega, cioè non so se, cioè, poi Puka, anche qui, guardate qua, abbiamo 10 grammi di Amos Light Gold Matte, guardate che meraviglia, queste sono perline che mi piacciono un sacco. E poi abbiamo 10 grammi di COS, che io non ho mai utilizzato ancora, è la prima volta che le ho, quindi sono super wow e super contenta per provare a fare un bel lavoretto. Voilà. Poi, è Natale, guardate qua. Bicono Swarovski da 4 mm, color Siam. Sono 50 pezzi, sì. Meraviglia, ragazze, meraviglia. Poi, come prima, gli chaton e i suoi perni. Ecco qua. Quindi chaton sempre Siam. Tan tan tan. Guardate qua. Dai, non ve li tiro fuori, non odiatemi, ma tanto si capisce. E i suoi pernetti con il cassone esattamente come prima, le sue farfalline e l'anellino. Poi abbiamo, ton ton ton, notate che meraviglia, che meraviglia, ed è una goccia Swarovski 18x13 mm Siam. Ultimi ma non ultimi, zan zan zan. Cioè ragazzi, sono Rivoli Swarovski da 12 mm Siam, 4 pezzi. Sempre ovviamente straimballati, non erano così, il pluriball era intorno. Io l'ho lasciati così per mostrarli e tenerli fermi nella bustina. Quindi, e questa è la box versione red. Ala, alala, alala, ecco qua. Allora, cosa ne pensate? Quale vi ispira di più? Pensate di prenderle entrambe comunque, nonostante il prezzo? Avete invece una preferita? Fatemi sapere. Vi ricordo il gruppo per tutti gli aggiornamenti e magari qualche spoiler sui progetti. La data di uscita, come ho detto, è il 13. Saranno a numero limitato, ovviamente, come sempre. Ma ricordatevi anche delle box a sorpresa, la piccola e la media. Quindi, buon Natale a tutte, io vi saluto, ringrazio Valeria come sempre per la fiducia che ripone in me, TVTB, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao!